Negli ultimi anni le pubbliche amministrazioni si sono impegnate a fondo sui temi dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità dell'azione amministrativa. In questo processo la completa telematizzazione delle domande di presentazioni e di servizi ha avuto e continua ad avere un ruolo fondamentale. Nella società della conoscenza, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione stabiliscono il nostro accesso alla cultura e alla vita sociale e politica del Paese, consolidando o indebolendo i diritti della persona. Se ne discusso a Napoli, alla Camera Sindacale UIL, nel Salone Festa, nel corso del convegno Divario Culturale e Generazionale del Digitale. Ai nostri microfoni abbiamo ascoltato Pasquale Scuotto, coordinatore di Ital Campania. È molto importante per due aspetti. Uno è perché questi sono tutti ragazzi che derivano da Garanzia Giovani, quindi è una risposta anche sulla, come dire, sull'approccio al lavoro per una quantità di ragazzi, visto il mercato del lavoro che c'è qui nella nostra zona. Poi il progetto stesso, perché il progetto stesso lo stiamo verificando, lo verificavamo già prima con i nostri sportelli, ma adesso con i ragazzi si sta evidenziando, il divario è sentito, moltissima utenza che viene ai nostri sportelli ha difficoltà ad accedere alla comunicazione, quindi sono praticamente degli esclusi in un'era di comunicazione che si connota principalmente come comunicazione digitale. Il progetto di servizio civile, un mouse a portata di mano, intende favorire il processo di inclusione digitale, ne è sicura la ricercatrice sociale Cristina Greco. Il progetto parte dai dati Istat, soprattutto appunto si è indagato qual è la situazione attuale in Italia, dove appunto emerge ancora un divario digitale, soprattutto per quanto riguarda alcune fasce della popolazione e in particolare adulti anziani e in alcuni casi anche famiglie con particolari difficoltà rispetto quindi anche al reddito, e poi c'è ancora, si registra ancora una differenza anche per quanto riguarda le zone del paese, e in particolare si registra un ritardo nel mezzogiorno rispetto appunto alle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.